Mercoledì 4 settembre, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Sarà il primo progetto di cattura, trasporto e stoccaggio permanente di CO2 in Italia. In prospettiva è il primo polo italiano per decarbonizzare l'industria energivora, quindi anche la ceramica. A lanciarlo sono Eni e Snam e lo fanno a Ravenna. La fase 1 punta a catturare, trasportare e stoccare la CO2 emessa dalla centrale Eni di trattamento del gas naturale di Casal Borsetti, stimata in circa 25.000 tonnellate l'anno. Una volta catturata l'anidride carbonica, viene trasportata attraverso condotte, prima utilizzate per il trasporto del gas e ora riconvertite fino alla piattaforma offshore di Porto Corsini, Mare Ovest, per essere iniettata nel giacimento che ha lo stesso nome di gas esaurito, dove viene stoccata a circa 3.000 metri di profondità. Gli abbattimenti sono del 90% della CO2. Un'occasione anche per il settore ceramico, notoriamente tra i più energivori e tra i più colpiti dalla normativa ETS sulle emissioni. Nella fase 2 è previsto lo stoccaggio fino a 4 milioni di tonnellate l'anno entro il 2030, quindi diciamocelo, dietro l'angolo. Promette grandi novità proprio in tema di consumo energetico, di abbattimento dei consumi e delle emissioni, l'edizione 2024 di Tecna. La fiera in programma a Rimini dal 24 al 27 settembre. Per alcune anticipazioni sulle novità di prodotto che saranno presentate dalle aziende, sentiamo il presidente di Acimac, Paolo Lamberti. Abbiamo senz'altro migliorato moltissimo la parte che riguarda la cottura, quindi forni che sono sempre più efficienti e che permettono produzioni più ottimizzate. Non solo, hanno anche una funzione di poter cuocere meglio l'impasto, per cui permettono delle performance dal punto di vista anche dello spessore che fino a ieri non erano pensabili. La versione integrale dell'intervista al presidente Lamberti, insieme a un contributo anche del direttore di Acimac Giampaolo Crasta, sarà trasmessa nella prima puntata di Ceramicanda la prossima settimana, mercoledì 11 settembre su Telereggio alle 22.30 e giovedì 12 settembre su TRC alla stessa ora. Ed ora veniamo al dispetto di oggi che ci porta a Fiorano. Sono in corso a Fiorano i lavori di messa in sicurezza di alcuni padiglioni e gallerie del cimitero di via Cameazzo. Sono previsti interventi sulla parte storica del cimitero e sul primo padiglione per un investimento complessivo da 200.000 euro. Fin qua nulla di strano, ma oltre ai defunti l'amministrazione comunale pensa anche ai vivi e nell'importo stanziato per i lavori fa rientrare anche un impianto di videosorveglianza a garantire sì la sicurezza dei visitatori, ma perché no a scongiurare anche furti come quello che lo scorso giugno vide ignoti rubare buona parte dei pluviali e rame collocati sulla cinta muraria del cimitero. Quando l'arte di Francesco Simeti incontra la tecnologia Design Your Slabs di Iris Ceramica Group, nasce questa stanza non ha più pareti, l'opera Site Specific, disegnata su misura per la nuova sede milanese di Fondazione Officine Saffi. Le grandi lastre in ceramica, decorate con questa tecnologia di stampa, personalizzano lo spazio in continuità con una precisione millimetrica sulle quali è stata realizzata l'opera di Francesco Simeti, che poi diventerà tridimensionale grazie a dei laboratori nei quali le persone si sporcheranno le mani e decoreranno la ceramica. Veniamo alla rubrica All for Ties B2B Forum, la due giorni di convegni e incontri che ha visto protagoniste molte aziende del distretto. Oggi incontriamo Officine Smart. Officine Smac si occupa della produzione e realizzazione di macchine per linee di smalteria ceramica. Abbiamo approfittato di All for Tile per presentare la nostra nuova macchina Q-Roll, che è un applicatore di engobbi nella parte inferiore delle piastrelle. Per lo sport, il calcio, Serie B ferma per la sosta legata agli impegni della nazionale, ferma naturalmente anche la Serie A. Nel prossimo turno della Serie B, venerdì 13, in campo alle 20.30, Cesena-Modena, domenica alle 15, Carrarese-Sassuolo e Reggiana-Sudtirol. Per quanto riguarda i Granata, sono quarti in classifica al momento a 7 punti, i Neroverdi sono tredicesimi con 5, i Canarini sono quattordicesimi a 4 punti. Anche quest'oggi chiudiamo con la montata del debito pubblico italiano, sfiora i 2.939 miliardi di euro. Arrivederci.